Ciao, sono nonna Angela. Oggi vi mostro tre ricette fresche per l'estate. La prima ricetta che ho preparato è l'insalata di riso. Ho preparato tre zucchinette, il riso, un po' di sott'aceto. Adesso andiamo a tagliare le zucchine e andiamo a prepararle. Adesso mettiamo un po' di olio e andiamo a preparare le zucchinette, le cuociamo per 10 minuti. Okay. Adesso metto a bollire l'acqua e poi mettiamo dentro il riso. Okay. Adesso metto il sale nelle zucchine, quanto basta, eh? Adesso metto il riso dentro la pentola che bolle. Facciamo cuocerlo, lasciamo bollire il riso per 15 minuti. Adesso le zucchine sono pronte, le spengo. Adesso andiamo a scolare il riso. Adesso apriamo il rubinetto e raffreschiamo il riso. Adesso mettiamo le zucchine dentro, tutte le verdure. Mettiamo i sott'aceti. Adesso mettiamo il sale, che manca un po' di sale. L'insalata di riso è pronta, adesso passiamo alla seconda ricetta. Mettiamo due zucchine, un po' di aceto, il sale, fogli di menta e olio di oliva. La pentola con un po' di acqua e tagliamo. L'ho messa nell'acqua, aggiungo un po' di sale. Andiamo a metterla a fuoco. Facciamo cuocere le zucchine per 7 minuti. Le zucchine sono pronte, andiamo a scolarle. Adesso metto l'olio. Un po' di aceto. Metto delle foglioline di menta. Le giriamo. Le zucchine sono pronte. Sono veramente facili da fare. Adesso passiamo alla terza ricetta. Iniziamo a preparare i fiori di zucchina alla pastella. Ho preparato un po' di prezzemolo, un cucchiaino di lievito di pane degli angeli, 300 g di farina, il sale, un po' di formaggio, un bicchiere di acqua frizzante e l'olio d'oliva per friggerli. Mettiamo la farina, un po' di lievito, prezzemolo e formaggio. Mescoliamo il sale. Iniziamo con l'acqua.
nella padella. Iniziamo a mettere i fiori nella pastella, eh? Ok. Andiamo a mettere nell'olio. Quando è bello caldo. Facciamo cuocere per 2 minuti. Poi giriamo e facciamo cuocere ancora per 2 minuti. È pronta. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Iscrivetevi per non perdere le prossime ricette.